per fare il punto su un argomento molto importante, veramente un argomento che non ha ancora prodotto delle soluzioni, non ha ancora trovato delle soluzioni definitive. Noi dobbiamo invece focalizzare l'attenzione su quello che è avvenuto, su quello che c'è ancora di incompiuto, su quello che si potrà fare. Noi ci troviamo di fronte a una delle zone più belle, più produttive, più importanti dal punto di vista agricolo del nostro paese sicuramente, ma probabilmente dell'Europa e del mondo intero. Parlo ovviamente delle zone del cratere, una zona di una pianura fertile, ma resa fertile da quelle operazioni di cui parlavamo prima, una pianura comunque anche bella da vedersi, perché vedete in alto a sinistra quell'immagine dell'appoderamento, frutto di secoli di lavoro, di secoli di affinamento delle tecniche culturali che hanno portato ad un reticolo di terreni, di campi coltivati, quindi, ma anche di viabilità poderale, di canali di irrigazione, ma soprattutto canali di scolo. Teniamo conto che nella bassa l'importanza dello scolo è ancora più importante. Sto dicendo una cosa che potrebbe essere contestata duramente, ma cioè viene prima lo scolo che non l'irrigazione, nel senso che sono più i danni dovuti all'eccesso di acqua nel terreno che non alla carenza di acqua nel terreno. Quindi questa opera sapientemente fatta dall'uomo, perché questo è un paesaggio, è un valore fatto di centri aziendali opportunamente dimensionati, che si sono dimensionati diciamo anche autonomamente in base agli ordinamenti produttivi, non c'è stato bisogno di fare dei calcoli particolari. Si sono create queste situazioni, questo reticolo produttivo, che purtroppo, ecco, alcuni di quegli insediamenti che adesso vediamo nella foto non ci sono più. In alcuni casi c'è soltanto l'area di sedime, in altri casi ci sono dei ruderi, come possiamo vedere, ecco, sempre nella questa slide, nell'immagine centrale. Perché non solo abbiamo i fabbricati, le abitazioni coloniche, i fabbricati di servizio all'azienda agricola, parlo ancora dell'azienda agricola tradizionale, così come eravamo abituati a conoscere il paesaggio della nostra bassa, ma abbiamo anche degli insediamenti di pregio, anche dei fabbricati come questa casa che vedete, siamo nel Finalese, questa casa padronale probabilmente che aveva delle pretese anche dal punto di vista proprio formale, ecco, quindi abbiamo di queste realtà. Abbiamo poi la realtà classica, come vedete, il podere con la casa colonica sulla destra e quel bel edificio armonioso sulla sinistra, che era costituito dai servizi, che vediamo anche in basso, nella stessa slide, in basso vediamo il fabbricato già adibito a stalla e fienile, cioè le belle costruzioni. Anche questo risente dell'influenza, diciamo, siamo nel Finalese, quindi siamo un po' in area di influenza bolognese sicuramente, ma anche ferrarese, quindi ogni zona della nostra pianura ha delle caratteristiche. Se andiamo a San Felice, qui vedo il sindaco, vediamo delle cose interessantissime, ma c'è tutta una transizione verso forme diverse che comunque rispondevano alla stessa esigenza, che era quella di fornire servizi adeguati per l'attività soprattutto proprio per gli ordinamenti produttivi che si differenziavano da zona a zona. Abbiamo una zona altimetrica molto bassa della pianura, una zona media, parlo sempre della zona del cratere, e una zona vicino ai centri abitati molto più anche dal punto di vista pregiata, dal punto di vista agronomico. Scusa, poi torno un attimo indietro, che voglio dire, e non c'è solo questo, abbiamo delle cose di pregio come quella casa turrita, qui siamo nella zona di Carpi per esempio, ecco, questa, altre zone di pregio che ci siamo veramente stupiti a vedere la varietà di queste forme, l'importanza di questi insediamenti, sono delle cose bellissime che purtroppo risentivano già comunque dell'incuria del tempo anche e dell'incuria purtroppo anche della cattiva manutenzione. Opere di grande pregio non consentivano neanche una manutenzione adeguata probabilmente. Comunque il sisma purtroppo ha fatto il resto. Voglio mettere in evidenza, scusa un attimo solo, che di fronte a queste belle costruzioni, a queste forme eccetera, abbiamo anche qualcos'altro, abbiamo anche delle strutture precarie, cioè le avevamo già, avevamo le serre, abbiamo i tunnel dove viene svolta un'attività
intensiva dal punto di vista culturale. In questo caso, guardate, è lo sconvolgimento dovuto al sisma del 20, questo, del 20 di maggio, in una serra dove si faceva floricoltura. Sono state distrutti i bancali, sono andati perse le produzioni, hanno collassato le stesse strutture, nonostante fossero, parlo di serre, nonostante fossero strutture leggerissime, comunque hanno avuto dei sconvolgimenti veramente notevoli. Ecco, qui c'era una volta, abbiamo diverse tipologie, quello che dicevo prima, diverse tipologie di pregio, di minore pregio, comunque con una loro caratterizzazione. Voglio solo dire una cosa, ecco, quella sulla sinistra, la 3, probabilmente è un fabbricato che è già venuto giù prima del sisma, cioè ci sono tante di queste situazioni anche, che purtroppo richiedono attenzione. In questa occasione, non certo utilizzando, diciamo, i fondi destinati alla ricostruzione del sisma, ma è un modo per rimettere in discussione tutto, per ripensare veramente la ricostruzione, laddove è possibile, del nostro territorio agricolo. Faccio notare in basso sulla destra quella costruzione dove vedete che non è di particolare pregio, vedete comunque delle balle di fieno e di paglia. Ecco, questo semplicemente per evidenziare il fatto che gli spazi, i volumi necessari per ospitare le scorte agricole oggi non sono più quelli di ieri. Quella era una foto datata, viene da un catalogo di fabbricati rurali sempre della zona del Finalese. Dico Finalese perché prendo questo aspetto, perché è una zona che conosco particolarmente, una zona sono membro anche della commissione edilizia, quindi ho particolare dimestichezza, e anche dove come commissione si è cercato di dare delle risposte nell'ambito della ricostruzione, proprio anche coinvolgendo i tecnici a più riprese, nel senso che si sono fatte anche non delle linee di indirizzo, perché la fase concitata non ha consentito di fare tanti ragionamenti diciamo sistematici, però abbiamo cercato di coinvolgere i tecnici nel produrre il meglio. Ecco, quindi tecnici di grande valore hanno poi ricostruito, riprendendo degli elementi dei fabbricati laddove è stato possibile. Ma voglio dire, oggi non abbiamo più bisogno di questi spazi, abbiamo dei balloni cilindrici di fieno e di paglia e non più le balle parallelepipede di fieno e di paglia, quindi gli spazi sono totalmente diversi. Non è pensabile ricostruire, per esempio, stalle con sovrapposto fienile, quando non sarebbero fruibili questi spazi, e quindi bisogna pensare a qualcosa di diverso, e si è cominciato a pensare a qualcosa di diverso. Io credo che uno sforzo sia stato fatto, questo è il momento per approfondire ulteriormente, parlarne assieme tra i tecnici che veramente in questa fase hanno un ruolo fondamentale, perché gli stessi tecnici pubblici, con tutto il lavoro, l'interesse eccetera, ma come si diceva anche prima, insomma, non è sempre facile, perché sono tanti gli aspetti da tenere in considerazione, le normative, e quindi si disperde molto tempo in quello che è il far conciliare la normativa, e quindi a scapito di quel che aspetto di vera studio della funzionalità dei fabbricati. Quindi concludo: la ricostruzione deve tenere conto delle esigenze produttive, senza tuttavia prescindere dal valore storico testimoniale e socioculturale che caratterizza gli insediamenti. Si deve ricercare l'equilibrio tra la funzionalità e la testimonianza del passato, laddove possibile. Parlo soprattutto degli edifici vincolati o degli edifici che risentono dei vincoli ambientali, oltre che dei vincoli specifici sugli edifici. Però uno sforzo va fatto, e abbiamo visto che il parlarne anche in un ambiente come, ripeto, una commissione, può produrre degli orientamenti virtuosi. Quindi però bisogna, come è stato detto prima anche dal collega Losi, bisogna comunque elaborare modelli innovativi, perché la ricostruzione dei centri aziendali, cogliamo l'occasione, i centri aziendali e la legge per la ricostruzione consente anche in talune circostanze di spostare i centri aziendali, di semplificare l'assetto dei centri aziendali, cogliamo questa opportunità, quindi tipologie diverse di edifici che vanno collocati in un contesto
differente secondo modelli che si devono individuare, possibilmente modelli condivisi, modelli ripetibili, non nel senso di essere una ripetizione pedissequa, ma proprio per non alterare, per non fare arlecchino sul territorio, come abbiamo visto prima che esistevano delle tipologie collegate agli appoderamenti in atto che erano eleganti, erano semplici ed erano facilmente riconoscibili, cioè io sapevo che ero nel Finalese o nel San Feliciano arrivando nel comune di San Felice, perché c'è una leggera differenza proprio di disposizione. Adesso non, ritengo che non ci si possa concedere il lusso di scendere in questi dettagli, però come approccio, come idea, quella comunque di non snaturare completamente il territorio. E quindi prevedere le destinazioni diverse per i volumi rurali che non sono più utili, e l'ho appena detto prima con l'esempio dei balloni e dei ballini. Quindi volevo arrivare alla conclusione, le pianificazioni, riprendo anche quello che diceva l'ingegnere, io aggiungo soltanto che esiste anche la misura 126 che nel territorio del piano di sviluppo rurale, che nel territorio rurale appunto ha operato, sta operando per quanto riguarda in particolare la prosecuzione dell'attività agricola, eccola, ma quindi con intervento per indennizzo sulle scorte, parlo di scorte vive ma anche scorte morte e le macchine in particolare, e quindi e poi non solo, ma anche la delocalizzazione della produzione in strutture precarie in attesa di poter ricostruire le costruzioni principali secondo quei criteri che dicevamo prima. Quindi in poche parole, le competenze professionali dei tecnici, l'indirizzo che può dare le commissioni per la qualità architettonica, seppure ridimensionata anche dalla recente legge, però credo che a livello dei singoli comuni dell'area del cratere sia importante il loro operato. E poi un discorso, ricordiamo anche l'apporto che può fare la mitigazione del verde, quindi l'utilizzo delle specie autoctone, io dico a rapido accrescimento, in modo che in molti casi, anche laddove si devono utilizzare dei materiali particolari, perché anche su questi fabbricati saranno costruiti in materiali che sono quelli innovativi o comunque quelli che hanno quelle caratteristiche che diceva anche l'ingegner Verzelloni poc'anzi. Poche parole. Quello che si potrà fare, non solo perché di fatto non c'è ancora molto, c'è molto da fare, l'importante è non lasciarsi prendere lo scoraggiamento e cercare di interpretare quello che diceva Churchill, che l'ottimista vede opportunità in ogni difficoltà, mentre il pessimista vede le difficoltà in ogni opportunità. Grazie.